Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Fishing Barents Sea. Andremo a salpare sui mari del nord della Norvegia, cercando di raccogliere pesci. Scusate, ho qualche problema di tosse. Allora, vi carico la mia carriera che avevo già avviato con l'aiuto del tutorial. E cercheremo di capire in che cosa consiste il gioco. Gioco che sicuramente, allora, vi dico due cose. Uno, non è per tutti, due, è ben fatto. Quindi, insomma, ci troviamo premendo. Vabbè, adesso siamo attaccati al porto, quindi vi posso far vedere. Allora, qua in alto, qua in basso, scusate. Potete vedere il molo. Dove, da qui, vabbè, il tutorial non l'avevo ancora chiuso. Ci aiuterà comunque quando vedremo delle cose. Vi farò vedere delle cose nuove che non ho ancora visto. Beh, qua possiamo andare, grazie al molo, a cambiare il nome della nostra barca. Poi vi farò vedere anche le altre che sono acquistabili a brevissimo. Acquistare il carburante, si commercia con la corona norvegese. La riparazione dello scafo. Possiamo andare ad attuare dei miglioramenti, quindi aumentare il deposito, quindi la quantità di cose che possiamo stivare all'interno. Possiamo aumentare la potenza del motore, non costa poco, andare ad aggiungere dei radar, la quota di pesce, il proiettore, che sono, ci permettono di vedere di notte, perché il gioco ha, e ve lo dico subito, i cicli delle stagioni, i cicli giorni-notte e i cicli lunari, che sono molto importanti per quanto riguarda la pesca e la raccolta della pesca del pesce, insomma. E qua abbiamo l'acquisto delle imbarcazioni. Ci sono diverse imbarcazioni, il gioco è uscito più di un anno fa e resta comunque aggiornatissimo. Infatti sto registrando i primi giorni di luglio, l'ultima patch è del 28 di giugno, quindi insomma. Possiamo acquistarne altre e ci sono anche dei DLC che poi ci consentono di accedere ad ulteriori navi, se non ricordo male. Abbiamo, vabbè, il molo lo abbiamo appena visto, abbiamo la città. La città è interessante perché ci sono vari porti in cui possiamo attaccare. Questo è uno, è Hammerfest, sembra una location di The Elder Scrolls. Abbiamo la possibilità di reclutare delle persone che ci fanno il lavoro al posto nostro. Possiamo vedere quelli che abbiamo a bordo e alloggi dell'equipaggio. Poi vi farò vedere anche la nostra nave, insomma. Abbiamo la banca con la possibilità di ottenere un prestito o saldarlo in anticipo. Abbiamo il bar dove possiamo andare ad accettare delle missioni, consegna al pescato in questo caso. Abbiamo il servizio di imbarcazione che invece ci consente di trainarci a un porto vicino pagando, o nel caso in cui dovessimo rimanere senza carburante ci verrebbe a prendere e ci trainerebbe nel porto. E poi abbiamo il mercato del pesce dove possiamo andare a vedere i prezzi di vendita e di acquisto dei vari pesci. Abbiamo la possibilità di acquistare dei palamiti. Adesso poi vi farò vedere che cosa sono i palamiti. Se non avete già visto dei gameplay di questo gioco lo scopriremo. Se no, lo sapete già. E abbiamo l'inventario dove possiamo andare ad aumentare la qualità del nostro equipaggiamento in termini di uncini per la raccolta del pesce e i coltelli per l'eviscerazione del pescato. Abbiamo anche il binocolo per vedere lontano con vari tipi di zoom e così via. Andiamo subito a innescare il palamino con dei gamberetti. Lo faccio solo perché mi dite perché gamberetti te ne intendi se un pescatore? No, in realtà l'ho visto dal tutorial. A questo punto abbiamo visto il mercato del pesce, abbiamo le previsioni meteorologiche, quindi abbiamo il vento, nuvoloso, pioggia, insomma, brutto tempo, tutta la settimana, la previsione di tutta la settimana. Abbiamo qua la mappa, ecco quella che volevo farvi vedere, quindi noi al momento abbiamo questa visuale qui. Possiamo andare a vedere tutte le specie, possiamo vedere, sì, diciamo che possiamo singolarizzare una singola specie, ma io direi di farle tutte e mettiamo subito una meta, la mettiamo qua. Ah, è impossibile attraversare la terraferma perché dobbiamo creare un percorso che ci consenta di andare fin là, 4 km 3. Perfetto, usciamo e vi faccio vedere l'ultima cosa, salta al tempo, quindi una possibilità di mandare avanti il tempo. Comunque, quello che facciamo adesso è andare alla pesca, quindi noi disattacchiamo dal porto. A questo punto con WSD ci muoviamo, cioè WS andiamo a dare potenza, vedete qua. E poi acceleriamo e poi ruotiamo cercando di non danneggiare la nave. A questo punto, boh, noi potremmo anche fare una cosa di questo tipo. Potremmo uscire dal porto e
premere, e qua è un'autentica figata, premere il tasto V. Adesso aspettate che mi metto dritto, ok. Premere il tasto V e a questo punto con F ci alziamo e possiamo vedere la nostra nave. Ovviamente poi sedendoci possiamo andare a pilotarla direttamente da qui usando il GPS, tirando, premendo più che altro tutte le voci. Possiamo alzarci e andare sotto coperta. Sotto coperta non ho ancora capito bene che cosa si può fare, si può accendere la caldaia, ma probabilmente quando farà freddo. E oppure andare sulla retro e vedere quello che possediamo. Al momento, se abbiamo altre persone che ci danno una mano, possiamo eviscerare il pesce che abbiamo raccolto. Vabbè, intanto ripremendo V torniamo, vedete, seduti nuovamente all'interno. A questo punto con la M noi selezioniamo, abbiamo già messo il percorso, quindi a questo punto possiamo premere questo tasto per lo spostamento veloce, quindi ci farà viaggiare. Vedete che qua c'è un altro porto non ancora esplorato, c'è un porto anche di qua e insomma questa è la mappa. Non va avanti un po', quindi è bella, bella grossa come mappa. Abbiamo raggiunto il punto, quindi il tempo si è rallentato e siamo nel punto di pesca. A questo punto noi abbiamo la nave ferma e qua a lato abbiamo una serie di cose. Qui c'è tutta la gestione dell'inventario, il sonar, il deposito che possediamo per vedere tutto. Possiamo vedere il meteo, la radio per chiamare i soccorsi, possiamo suonare la sirena. Invece qua andiamo nella gestione delle luci, il proiettore, vedete che l'abbiamo acceso. E qui la componente più importante, che è l'attrezzatura, cioè caliamo l'attrezzatura. La pesca col palamito è praticamente una sorta di boa a cui è legata una corda, in cui in questo caso questa nostra boa ha 250 ami, ami con esca a gamberetto come abbiamo messo prima. Quindi la boa resta lì, deve stare lì almeno 8 ore e deve essere raccolta non oltre le 48 ore per non far calare troppo la qualità del pesce. Colore del galleggiante ci fa vedere la qualità della cosa. Caliamo il palamito, vedete che lo abbiamo rilasciato lì, e quindi adesso ce ne possiamo andare e tecnicamente potremmo andare a gestire le nostre cose, cioè lanciare altri palamiti, andare al porto, fare delle missioni, insomma potremmo anche... Ok, infatti qua adesso lo lasciamo, infatti è lì pronto. Noi fermiamo la barca e vediamo se riusciamo ad attendere, magari. Qua abbiamo 107.000 crediti. Non so adesso, non so dirvi se è possibile già da qui far passare il tempo o dobbiamo andare al porto. Comunque potremmo nel frattempo andare a vedere questa località. Quindi abbiamo lasciato un palamito lì, mettiamo qua e qua, così almeno ci possiamo andare velocemente. Lo vediamo, magari cerchiamo di capire anche le diversità. Ah, tra l'altro qua dove abbiamo attaccato c'era un porto di fronte, ma va bene. Guardiamo questo. Il tempo adesso è rallentato. Usciamo e possiamo vedere il porto. Il porto che è lì davanti a noi. Quindi a questo punto acceleriamo. Vediamo se riusciamo a dargli il punto esatto dove vogliamo andare. Noi vogliamo andare qui. Acceleriamo. Ok. Abbiamo scoperto un nuovo porto. Vediamo che servizi ha da offrire questo porto. Ovviamente aumentando poi con l'esperienza, perché abbiamo anche una sorta di licenza, accederemo a navi nuove, navi più grosse, e avremo un volume d'affari maggiore. Ovviamente dovete essere appassionati di pesca, o comunque giocare un gioco comunque rilassante. Abbiamo la città con le stesse cose. No, non ha un bar, non ha una banca, ha solo un equipaggio che non ha niente, e ha un servizio di imbarcazione anch'esso. Quindi niente, abbiamo un mercato del pesce dove dovremo andare a confrontare tutto. Possiamo acquistare un altro palamito da 250 ami, ma io direi che possiamo andare a prendere un coltello di plastica e poi acquistare un altro palamito da 250 ami. No, addirittura ce n'è uno da 500. Io lo acquisto e poi prendiamo un palamito non innescato e lo inneschiamo con i gamberetti. Quindi abbiamo speso un po' di soldi. A questo punto sono passate più di 8 ore, credo, perché erano le 7. Quindi direi che magari facciamo una cosa di questo tipo. Facciamo passare
Ripara lo scafo, no, direi di no. Il carburante dovremmo essere messi bene. Facciamo passare il tempo. Facciamo saltare 24 ore. È stato fatto. Dovremmo averlo fatto. Quindi a questo punto noi lasciamo il porto. Prendiamo la mappa. Mettiamo un punto qui, così che riusciamo a raggiungerlo. E dopodiché raggiungiamo il nostro palamito. Non possiamo? Devi esplorare quest'area prima di... Ah, mannaggia. Allora andiamo di qua. No, non me lo fa fare. Niente, eliminiamo questo. Non possiamo neanche lasciarlo perché ovviamente le zone vanno esplorate. Quindi dobbiamo lasciare la zona. Beh, credo basti lasciare la zona del porto, eh. Vediamo. È giusto anche questa cosa di esplorazione, anche se in realtà poi sulla terraferma non ci possiamo andare, quindi qua vedete anche il livello di carico, 3000 kg. Vediamo adesso se si può fare, avendo lasciato l'influenza del porto. Sì, infatti si può fare. E andiamo là. Perfetto. E vedete che poi nel momento in cui lasciamo la mappa torna a velocità normale. Ci fa comodo perché comunque sono diverse ore di viaggio. Arriveremo là probabilmente la notte. Ok. Adesso il palamino lo vediamo là. Mi sa che non è il massimo. La raccolta è solo sulla destra perché vedete qui questa parte qua. Poi partirà il minigioco della raccolta dove dovremo tirare su con questo argano tutta la boa. E tutta la corda e dovremmo avere il tempismo giusto per non rovinare il pesce e poi dovremo fare attenzione a non rovinarlo quando lo andremo a eviscerare per poterlo vendere al porto. Il pesce poi non può essere tenuto più di 8 giorni, mi pare, sulla nave per evitare che poi marcisca e diventi svalutato. Ok, infatti qua vedete che non possiamo raccogliere ancora, dobbiamo entrare a portata della boa, a quel punto premiamo E recuperiamo pure, possiamo usare anche queste voci qua, però dobbiamo fermare la nave, essere veloci, cliccare col mouse. Nessun pesce, ah, mannaggia, o non abbastanza lunga. Abbiamo perso tutto, vabbè, peccato. Caliamo l'attrezzatura, caliamo quella dei 500 ami, abbiamo aspettato troppo, quindi direi che a questo punto l'abbiamo presa in quel posticino. Quindi a questo punto, il 18 agosto, lasciamo il palamino da 500 ami. Non riusciremo a raccoglierla tutta, quindi adesso facciamo una cosa. Alle 9 del 18 agosto lasciamo il posto e andiamo al porto. No, non possiamo. Impossibile collocare sulla terraferma, vabbè. Fai una roba. Toglilo. Perché non possiamo? Spostamento veloce. No. Rimuovi. Rimuovi. Vabbè, parti, va. Lascia la zona. E poi ne riparliamo. Oh, mannaggia. Ah, ok, abbiamo finito di lasciare. Ok, perfetto, giusto. Ok. E poi andiamo al porto. Allora, alle 9 del 18. Perfetto, andiamo e vediamo. Andiamo là, compriamo più spazio e poi lo andiamo a raccogliere nuovamente. Perfetto. Vediamo di non perdere tempo perché probabilmente ci ha fregato la volta scorsa. L'aver lasciato lì la nave 24 ore, quindi abbiamo sforato, quindi ho fatto una figuraccia, però abbiamo visto anche quello che si può fare di sbagliato nel gioco, quindi se amministriamo male le nostre risorse andiamo a perdere tutto. Adesso siamo qua da poche ore, quindi possiamo permetterci di attaccare. Mamma mia, fermati! Ok, attacchiamo al porto. Vediamo di fare un miglioramento della nave, miglioriamo il deposito, abbiamo 68.000, abbiamo speso un sacco, compriamo il miglioramento di 1000 kg supplementari e a questo punto torniamo, direi di lasciare la parte qua, nel molo, ce ne andiamo. No, 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 stiamo danneggiando la barca, mi sa, addosso al molo, ma aia, 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 aia. E vabbè. Stiamo facendo casino con la fretta di voler andare.
Dovrebbe esserci anche della musica, ma non la sento, ma è meglio così perché se stiamo registrando poi magari i diritti d'autore ci vengono a prendere. Allora, premo M, mettiamo direttamente qui. Impossibile attraversare la terra. Eh no, infatti, dobbiamo andare qui e poi andiamo là. Vai. Dovremmo farcela. Siamo comunque 12 ore, quindi 12 ore dovrebbero bastare e vediamo come funziona. Perché nel tutorial i pesci vengono su con piacere, ma ovviamente qua non è il massimo. Allora, andiamo a prenderci la boa. Potenza massima. Ho messo l'unità di misura di distanza e di velocità in chilometri orari. Mi trovo meglio, poi la miglia nautica alla fine te lo dice e va bene, sai, la vedi diminuire, però giusto per farmi un'idea un pochino più di vita reale ho messo il nostro sistema metrico, anche se in mare non si utilizza. Questa è una nave che il tutorial ci racconta, abbiamo ereditato dal nonno, poi ovviamente andremo a cambiare, avete visto le altre navi, poi potete anche vederle dalla pagina Stimma, vedere tutte le navi, le barchette, insomma, i pescherecci che si possono acquistare. È rilassante. Lo metterei al pari forse di un farming simulator. Ok, raccogliamo il palamito. Ok, vedete, adesso dobbiamo essere veloci a premere. Ho sbagliato. Perché ho sbagliato? Ma è rimasto lì pochissimo tempo. Mannaggia. L'attrezzatura, no. Vabbè, facciamo una bella roba. Salviamo la carriera, che ho già buttato via abbastanza soldi. E a questo punto, torniamo al menu principale. Vi faccio vedere come funziona. Qua vedete caricato il personaggio. E il tutorial adesso ci spiegherà come pescare. Vi faccio vedere la pesca col palamito. Quindi, vedete che qua va bene, ok. Ok, sì, F, lasciare il sedile per... Ok, adesso ci fa andare qua, nel palamito, e ce lo fa raggiungere. Così vi completo, diciamo, il tutorial. Cioè, vi completo il gameplay facendovi vedere anche come funziona la raccolta, dato che io purtroppo ho dovuto fare tutto di fretta e avete notato che non sono nemmeno un abile pescatore. Allora, questo minigioco non è troppo difficile. Probabilmente io, in quel lasso di tempo che ho calato quell'amo, quel palamito, ho tirato su solo un pesce. E quindi ho mancato quel pesce e ho buttato via tutto il palamito. Quindi bisogna veramente avere... La difficoltà di questo gioco non è il fatto di avere qualche impedimento che ci impedisce di guadagnare, ma... E sapere e gestire bene le tempistiche. Ok, vedete che adesso inizia la raccolta e il tempo si rallenta e dobbiamo cliccare quando è nel blu. Ho fatto il verde, quindi è bene. Bene ma non benissimo. Vedete adesso, tac, perfetto. Perfetto, ma sarebbe meglio fare il pallino pieno, in pratica. E così continuate, vedete che sta tirando su tutta la corda. Questo è buono. Cioè, perfetto, ma in realtà si può fare sempre meglio. Vediamo se riesco a farne uno. Ok, no. Deve stringersi ancora di più per fare un punteggio più alto. E qua ho aspettato troppo. Poi, per capire quanto manca alla fine, lo vedete perché la corda sta per finire a un certo punto. Infatti questo è l'ultimo pesce. Cerchiamo di fare il perfetto. Ok, una volta raccolto... Noi dobbiamo andare a eviscerarlo, quindi dobbiamo prendere il pesce, iniziare e tagliare lungo questa linea, non troppo lenti, non troppo veloci, ma stando sulla linea, e ci viene data la qualità. Dalle due stelle in su il pesce non ha perso qualità, cioè non ha perso troppo, diciamo. Adesso qui l'ho fatto male, infatti. E pian piano, ovviamente questo è tutto in scala, in pratica stiamo eviscerando tonnellate di pesce. Questo è proprio da buttare, va bene. A questo punto abbiamo il secondo palamito da fare.
Vediamo se ci fa fare già questa cosa della... No, non ce lo fa fare, quindi ci fa raccogliere il secondo palamito e poi ci farà vendere tutto al porto. Quindi la parte interessante è il fatto che noi lavoriamo, facciamo il nostro calo delle esche col palamito e se non sbaglio dovrebbe essere l'unico metodo di pesca in questo gioco. Poi non so se lo aggiorneranno con altri metodi, ma dovrebbe essere questo al momento. Vedete là la zona verde, dobbiamo aggiungere il secondo palamito. Raccogliamo anche quello e poi si va a vendere al porto. Non è stato un gran successo questa raccolta di pesce. Però insomma, non possiamo usare il viaggio rapido, quindi dobbiamo aspettare. Vedete intanto che qua la nave si è riempita. Quindi a questo punto io adesso raccoglierò il secondo palamito e poi ci vedremo in porto per la vendita del pesce. Ok, siamo in viaggio, ho eviscerato. L'eviscerazione del pesce non è obbligatoria, ma fa sì che il pesce aumenti di valore quando lo portiamo al porto. Quindi dobbiamo... Ah, un'altra cosa, per acquistare le navi è necessario fare un tot di distanza percorsa con le navi utilizzate precedentemente. Quindi dobbiamo fare attenzione a questo, cioè usarle un po', non è che possiamo comprare tutto subito. Allora, ok, ci avviciniamo e poi vediamo se riusciamo a metterne un altro poco più avanti. No, direi di no. Quindi a questo punto andiamo e mettiamo il pesce in vendita. Così vi faccio vedere anche l'ultima parte, quella che non siamo riusciti a fare nella partita libera, però penso di avervi spiegato un pochino come funziona. Ovviamente potremmo acquistare sulle navi maggiori anche dei sonar che ci fanno vedere, diciamo, quanto pesce c'è sotto. Al momento ci basiamo solo su questa mappa che vi ho fatto vedere prima, dove ci fa vedere la quantità di pesce che si trova in ogni zona. E poi dovremo anche affrontare le missioni, se vogliamo, di trasporto, di consegna di pesce per conto di altre persone, come abbiamo visto prima al bar, e l'assunzione di personale ci consente di evitare di farci il minigioco e così via. Qua andiamo a vendere, vedete che poi c'è questo giornale di vendita dove ci fa vedere quanto abbiamo guadagnato, 34.000 corone. Abbiamo gli eventi dove ci sono le varie stagioni, appunto. Qui dice che d'estate la richiesta di Eglefino è molto inferiore, il prezzo scende del 40%. Abbiamo l'allevamento sgombri, cioè in pratica gli sgombri sono in rapida espansione, pesca a strascico. No, a sto punto, cioè io ho visto solo questa pesca, poi non escludo ci possa essere anche altro, perché qua vediamo l'attrezzatura, le vendite che abbiamo fatto e il certificato che vi dicevo prima che andiamo ad aumentare. Facendo esperienza. Voglio vedere una cosa qua al molo. Cala il palamito. No, non voglio fare il tutorial dato che sono già scarsissimo di mio. E no, qua vediamo che sì, no, in effetti anche con le navi. No, qua pescano un tipo di pesca fondale questa nave. Questa è pesca tipo di traino pelagico. No, si pesca anche in modo diverso. Ho detto una cavolata io perché ho visto solo dei gameplay dove giocavano col palamito. In questo caso, vabbè, questa pesca ancora a palamito, però 2000 ami. Noi abbiamo 250 con un massimo di 500. Possiamo arrivare a 1000, anzi. Ok. E questa è disponibile per l'acquisto, ci costa 180.000, quindi dobbiamo fare un po' di soldi. Carine le navi, anche quelle più grosse sono belle grosse. Possiamo fare delle cose veramente a livello industriale. C'è una wiki, c'è un diario che è quello che abbiamo visto prima. Beh, non è sicuramente un gioco per tutti, ma se vi piace la pesca o vi piace comunque rilassarvi con un gioco così, alla fine dove dovete gestirvi a livello di tempi, a livello di finanze, beh, Fishing Barents Sea potrebbe essere il gioco che fa per voi. Bene, ragazzi, con questo è tutto. Io rimango in attesa di un vostro parere di Fishing Barents Sea. Sono scarso, lo so, però penso di avervi dato una visione generale di quello che ha da offrire il gioco. Fatemi sapere, come sempre, qua sotto nei commenti. Alla prossima, ciao ciao!